Come si sblocca il chakra del cuore? Questa è la domanda di Petali di Vita, che nome meraviglioso. Petali di Vita, con il crick si sblocca il chakra del cuore. Scherzi a parte, Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video. Per me è un privilegio diffondere ciò che scopro viaggiando per il mondo, tra il mondo visibile e il mondo invisibile. In questo momento siamo a Bogotà in attesa di prendere il volo per Letizia, nel mezzo della foresta amazzonica, nel confine tra Perù, Brasile e Colombia, nel cuore della foresta amazzonica. Come si sblocca il chakra del cuore? Semplicemente dando al prossimo, facendo beneficenza. Fai bene e ti sentirai bene. Dai agli altri e ti sentirai bene. Sulla beneficenza sono venute tante teorie, alcune poco utili. In alcuni casi è stato detto che fare beneficenza non è utile, in realtà è l'opposto. Fare beneficenza ti fa bene. Fare bene ti fa bene. Ti fa bene a cosa? Ti fa bene al cuore, ok? Quindi la regola numero uno è fare bene, incondizionatamente, ossia a prescindere da ciò che ti torna indietro. Faccio spesso l'esempio della mamma che cambia il patello al bambino. Fa del bene, nonostante la cacca che arriva, fa bene e continua ad amare. Fai bene nonostante tutto. Fai bene nonostante tutto. Fai bene, fai bene, fai bene, fai bene. Questa è la pratica numero uno. Raccogli un pezzettino di carta sul marciapiede. Fai bene. Fai il tuo lavoro e lo fai bene. Lo fai bene. Perché farlo bene ti farà sentire bene, ti aprirà il chakra del cuore. Quando fai qualcosa, fallo nel migliore dei modi, col massimo della bellezza, con la massimo della gioia, dell'entusiasmo. Sei qui alla reception dell'hotel, fallo bene. Sei un cameriere che servi al ristorante, fallo bene. Sei un taxi, fallo bene. Sei un pizzaiolo, fallo bene. Sei uno sciamano, fallo bene. Con tutto te stesso, con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo entusiasmo, fallo bene, anche se alla sera arriverai brasato, brasato, ma fallo bene. Fai bene ciò che sei. Un insegnante, fallo bene. Fai bene ciò che fai. Sei un ingegnere aerospaziale, fallo bene. Fallo con bellezza, con gioia, con entusiasmo, con passione. Quello è il segreto. Ti parlo di questo perché siamo arrivati qui a Bogotà e in Sud America c'è questo amore speciale che trasuda i pori delle persone, che ti accolgono spesso con grande amore, grande passione, ed è un insegnamento costante a ricordarsi di fare bene, contrapposto a una frequenza che vibra un po' di più in Europa, di rancore, di tristezza, di rabbia. Le persone sono un pochino più arrabbiate in Italia. Mi ricordo, dopo un po' di tempo che sono stato fuori dall'Italia, circa 3 anni senza rientrare in Italia, quando sono rientrato sono rimasto sotto shock, perché ho visto la rabbia che c'era magari in macchina, il modo con cui le persone si parlavano, gli insulti. Se insulti non stai bene. Non sottovalutare queste cose, anche se sei in macchina non c'è bisogno di insultare il prossimo, non c'è bisogno. E accorgiti, semplicemente accorgiti. Se ti accorgi che sei in questo processo, accorgiti e poi dici: ah, forse è meglio fare bene. È il famoso porgi l'altra guancia. Dai amore nonostante tutto. Hai ragione, ma dai amore. Tu puoi avere ragione o stare bene. Che cosa scegli? Ti possono tagliare la strada col rosso. Hai ragione, non si fa, quello che vuoi. Ma se ti arrabbi non serve a niente. Se ti arrabbi tu stai male. Se invece tu dai amore incondizionato nonostante tutto, e ti immagini una scena, magari quella persona che ha tagliato la strada aveva un'urgenza, raccontati una bella storia che ti fa stare bene, doveva andare da una persona che aveva bisogno di incontrarla. Se vuoi avere ragione, rischi di passare tutto il resto della tua vita amareggiata, amareggiato. Scegli la via del cuore, sempre, dell'amore incondizionato. Quindi questo è un modo. Poi ci sono altri modi, altre tecniche
che condividiamo durante i seminari di The Code, il codice mistico, e sono tecniche di respirazione, di ripetizione di mantra, di balli particolari, quindi tecniche che aiutano a fare cosa? A velocizzare questo processo, ma la base è quella che ti ho detto prima, ama, ok? Poi se vuoi velocizzare questo processo, ci sono queste tecniche di respirazione, tecniche di ballo che ti aiutano a silenziare la mente e a entrare maggiormente in connessione profonda con il cuore, a sentire maggiormente la frequenza del cuore. Oppure le cerimonie di The Answer, dove grazie all'utilizzo di alcune piante enteogene si velocizza questo processo e la riabilitazione del chakra del cuore è più rapida rispetto ad altri contesti. Quindi questi sono i modelli, sono le pratiche, ma la pratica numero uno che puoi iniziare a praticare sin da adesso è quella di be good, do good, ok? Sii buono, sii buona, fai del bene, fai bene agli altri, vedrai che ti sentirai bene. È lì il segreto della riabilitazione del chakra del cuore, dell'amore incondizionato. E poi, se hai modo, partecipa alle cerimonie di The Answer, le cerimonie della risposta, e ai seminari di The Code, del codice.